Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Oggi parliamo di turismo, forse il settore che ha pagato e purtroppo continua a pagare ancora le maggiori conseguenze della crisi legata alla pandemia Covid-19. Per il nostro paese il settore turistico rappresenta un aspetto economico non indifferente, perché con il suo volume di affari di ben 232 miliardi di euro costituisce il 13% del PIL italiano e genera ben 4,2 milioni di occupati nel settore. In condizioni di normalità, i turisti stranieri poi valgono il 51% di tutte le presenze registrate nel nostro paese. Purtroppo, però, a causa dell'epidemia Covid-19, si stima che il crollo dei turisti stranieri nell'anno corrente sarà addirittura del 55%, a fronte dei 64 milioni arrivati nel 2019. Immediata conseguenza poi di questo tragico calo del flusso di turismo verso il nostro paese è il rischio che potremmo vedere già dopo l'estate della chiusura definitiva del 25% delle imprese turistiche. Da stime che circolano, sembrano poi essere a rischio ben il 70% delle agenzie di viaggi e un albergo su cinque. Gli effetti si vedrebbero soprattutto a livello occupazionale. Nelle strutture ricettive, ricordiamo, circa 82.000 addetti, tra fissi e stagionali, rischiano di rimanere senza lavoro. Per l'estate 2020 si stima una perdita di 65 miliardi di spesa turistica, di cui ben 44 miliardi in capo ai viaggiatori italiani. Perderemo come paese anche 31 milioni di visitatori per una flessione di 108 milioni di pernottamenti. Per la clientela domestica poi si stima un calo di un terzo dei visitatori. Bene, dopo aver dato tutti questi dati, oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone per parlare di turismo la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli. Buongiorno Lalli. Buongiorno, buongiorno a lei, grazie per questo invito. Presidente Lalli, quanto abbiamo vissuto per la pandemia Covid-19 e anche la paura che aleggia ancora per una nuova ondata di contagi che sentiamo nelle televisioni, pare che sia destinata a ripetersi, porta tanti a convivere con una paura che potrebbe indurre anche a modificare le proprie abitudini di vacanza. Avremo persone che perderanno interesse a viaggiare, dall'altra parte chi farà vacanze brevissime o weekend allungati e chi subordinerà la vacanza alla fine dell'emergenza e del rischio contagio. Per non parlare poi purtroppo dei tanti che a causa della crisi economica indotta dall'emergenza sanitaria non avranno neanche la disponibilità economica per pensare alla vacanza. Presidente Lalli, come sarà il turismo dopo la crisi Covid-19? Guardi, queste sono le previsioni con le quali ci stiamo confrontando ormai da qualche mese, perché questa è la risposta che potrà farci capire come riuscire a sopravvivere in questo momento tragico, in modo da farci trovare all'inizio del prossimo anno comunque ancora forti per competere. E qui devo dire che una risposta univoca è difficile da dare, perché già noi abbiamo dovuto cambiare e aggiustare il nostro tiro di risposta più volte man mano che andavamo avanti nella situazione. Sicuramente quello che pensavamo ad inizio di pandemia è diverso da quello che pensiamo adesso. Oggi forse siamo un po' più speranzosi, molti di noi hanno avuto il coraggio di riaprire, sebbene i numeri suggerissero tutt'altro, e se in un primo momento, in un primissimo momento, parlo tutto questo dopo il 3 giugno, in un primissimo momento sicuramente i numeri erano del tutto sfavorevoli, oggi in visione prospettica per quello che si affaccia su luglio e agosto, per alcune delle nostre aziende inizia a essere un periodo nel quale un minimo recupero può essere possibile. Dico per alcuni perché naturalmente qui si parte la prima grande differenza tra chi era abituato a lavorare quasi esclusivamente con gli stranieri e magari anche con tour operator con grandi numeri, e chi invece era abituato con piccoli numeri di individuali, possibilmente italiani,
e ovviamente questa seconda categoria oggi è avvantaggiata, giusto, perché i turisti che si stanno vendendo e che stanno ritornando il coraggio di via sono i turisti che arrivano per decisione personale, quindi purtroppo tutta la parte relativa ai tour operator sta soffrendo moltissimo e quindi questi sono quelli che oggi non stanno portando i turisti in giro e quindi le altre strutture hanno qualche speranza in più di non vedersi passare sotto al naso questa stagione estiva senza parteciparvi. Questo bene. Presidente Lalli, il decreto rilancio ha previsto tutta una serie di misure bonus a sostegno del turismo italiano. Sono stati stanziati circa 4 miliardi di euro per il sostegno del comparto turistico. Citiamo il bonus vacanza 2020, l'istituzione del fondo turismo e del fondo per la promozione del turismo in Italia. Questi sono alcuni dei principali pilastri contenuti appunto all'interno del decreto rilancio per il turismo. Lei ritiene che queste misure varate dal governo siano valide e concrete per risollevare un comparto così importante, lo abbiamo detto in premessa, per la nostra economia nazionale? Ma guardi, io intanto riquantificherei questa cifra, perché questi 4 miliardi che lei giustamente cita sono composti per 2 miliardi e 3 dal bonus vacanza, ma questi 2 miliardi e 3 sono semplicemente stimati, cioè sono la cifra che lo Stato spenderebbe qualora tutti quelli che ne hanno diritto, ovvero tutte le famiglie con un ISEE inferiore ai 40.000 euro, decidessero di andare in vacanza. Però purtroppo non sarà così, perché ISEE inferiore ai 40.000 euro significa un ISEE da 7.000 euro, da 9.000 euro, dove ci sono persone che, poverine, sicuramente in vacanza non ci possono andare, né con l'aiuto del bonus né senza. Quindi di questi 2 miliardi e 3, la cifra che veramente si spenderà qualora veramente si andrà in vacanza, veramente si riuscirà a capire come utilizzare questo bonus, eccetera, eccetera, sarà una cifra di molto inferiore. Per giunta arriviamo anche alla storia che comunque per l'80% si chiede di anticipare questa misura alle aziende, che già è una storia un po' particolare, perché noi abbiamo chiesto davvero con grande sofferenza, siamo qui ad avere bisogno di liquidità, quindi risponderci va bene, anticipa l'80% della liquidità, ci sembra anche un po' strano. Però al di là di ciò, quindi la cifra messa in campo non è proprio quella. Detto questo, sì, sicuramente noi capiamo che la situazione del Covid ha colto tutti di sorpresa, la questione sanitaria era la più importante da risolvere e su questo devo dire che finalmente siamo riusciti a lasciarcela alle spalle, però per le imprese del turismo questi aiuti non sono sufficienti e noi da subito abbiamo chiesto che ci sia un decreto ad hoc per il turismo, perché comunque siamo sicuramente il settore che oggi è più in sofferenza e che più tardi si riprenderà, quindi abbiamo bisogno di un aiuto specifico. Benissimo. Lalli, per quanto riguarda le nuove tendenze della domanda turistica, forse non è neanche sbagliato pensare che cambierà completamente il modo di fare le vacanze. La loro durata, lo abbiamo detto prima, ed anche il periodo. Tutta l'economia del turismo quindi potrebbe doversi sviluppare con delle regole diverse rispetto a quelle a cui era abituata. Cresceranno esigenze sicuramente legate all'ambiente, al benessere, al sociale, all'economicità ed alla sicurezza. Ci sarà anche la tendenza a ricercare attrattive di nicchia piuttosto che di massa, proprio per la paura dei luoghi eccessivamente affollati. Presidente Lalli, lei a maggio, freschissima di nomina, è stata eletta alla guida di Federturismo, che ricordiamo rappresenta ben 22 filiere con oltre 9.000 imprese interessate. Un incarico impegnativo e assolutamente delicato che però le arriva in un momento di grave sofferenza ed emergenza per il turismo e anche per l'intera economia, che rappresenta però, penso, questo incarico per lei una sfida da affrontare con grande energia e con l'obiettivo di far ritrovare al settore la forza e il ruolo che giustamente merita in Italia.
Quale ruolo potrà avere la categoria che lei rappresenta, Federturismo, per accompagnare questa trasformazione e per aiutare il nostro paese a ritornare ad essere attrattivo? Guardi, io credo molto nel ruolo dell'associazione come momento di guida e di visione per le aziende. Quindi io credo che Federturismo avrà un ruolo molto importante in questo cambio, anche perché se qualcosa di buono dobbiamo portare a casa dopo questa terribile sciagura, e io mi auguro che così sarà, dobbiamo proprio riuscire a cambiare tutto ciò che nel turismo non funzionava. Non erano i numeri, nel senso che i numeri ci davano ragione, crescevamo spesso, volentieri e molto, però stavamo crescendo male e in una direzione che ci portava verso l'insostenibilità di questa crescita da un punto di vista proprio ambientale, sociale, ma forse anche economico, in quanto sicuramente è opportuno che nessuna industria distrugga il luogo nel quale opera, ma se ce n'è una che non se lo può permettere è proprio quella del turismo, perché se il turismo distrugge l'ambiente nel quale opera, distrugge se stesso. La gente intanto va in un luogo perché è bello ed è attrattivo, se non lo è più non c'è questa possibilità. Quindi io credo che nel momento in cui si ritornerà a viaggiare come siamo abituati a fare, perché questo diventerà un brutto ricordo, all'istante la voglia di viaggio sarà la stessa. Noi dobbiamo riuscire però ad accogliere in modo differente, e quindi in questo senso un metodo è sicuramente quello di non contare più i turisti in base alle teste, cioè quante persone sono arrivate, ma in base alla spesa, e quindi in questo senso alzare l'offerta delle nostre strutture per poter, soprattutto in quei luoghi nei quali siamo particolarmente ricercati, le nostre perle in assoluto, le nostre città d'arte, e quindi lì dobbiamo riuscire a presentarci in un modo estremamente attrattivo, in modo da andare a selezionare le persone e cercare di prendere il più possibile senza distruggere l'ambiente nel quale queste persone vanno. Molto bene. Io penso che possiamo anche dire che forse erroneamente nel passato abbiamo ritenuto che l'Italia si vendesse da sola e quindi potevamo vivere di rendita senza, come d'altronde diceva anche lei, non pensiamo più alle teste che vengono, ma cerchiamo di offrire anche prodotti e servizi di qualità. Lalli, il Covid-19 potrebbe rappresentare un momento di svolta epocale per il settore turistico, partendo proprio dal momento di estrema difficoltà che stiamo vivendo in questo momento. Potrebbe rappresentare un'importante opportunità, dicevo, che potrebbe portare il nostro paese alla tanto agognata competitività turistica? Saremmo in grado di riuscire a coglierla? Questo ce lo dobbiamo porre assolutamente come obiettivo, anche perché lei appunto richiamava questa nostra presunzione di sapere di vivere in un paese particolarmente attrattivo, però adagiarsi su questi allori non ci potrà sempre far bene, perché già abbiamo visto che ci ha fatto scendere un po' di punti e di posti nella competizione globale. E quindi noi dobbiamo capire che assolutamente questa è una correzione che dobbiamo andare a porre, perché già onestamente ci siamo fatti un po' male da soli quando abbiamo deciso di non promuoverci più come nazione, ma promuoverci diviso 20 regioni più la provincia autonoma 21, ma insomma in un modo che era sicuramente meno di impatto rispetto al sole di Miró della Spagna o alla Francia. Quindi da un punto di vista comunicativo noi ci siamo già un po' rovinati. Dobbiamo riuscire a prendere in mano questa situazione, a fare una promozione che sia effettivamente studiata, mirata come sistema Italia, e dopodiché dobbiamo anche capire quali sono i mercati che ci interessano di più, sui quali puntare e dai quali non prescindere, e cercare di ricordarci anche che tutto questo si deve svolgere su 365 giorni, perché è un punto sul quale noi dobbiamo insistere, perché le nostre strutture continuano a soffrire
del fatto che comunque non riescono a lavorare tutto l'anno in molte delle nostre destinazioni, anche in destinazioni molto belle, noi non riusciamo a lavorare tutto l'anno, e quindi se riusciamo a fare invece questo cambio di passo, già avremo portato a casa un risultato molto importante. Giustissima. Guardi, Presidente Lalli, durante il pieno lockdown ancora, il 27 di aprile scorso, l'Enit ha pubblicato dei dati secondo i quali l'Italia tornerà ai livelli di turismo del 2019 soltanto dopo 4 anni, soltanto nel 2023. Io le chiedo, quali ricette potrebbero essere messe in campo per far sì che si possano accorciare questi tempi, e se si può pensare di partire dall'iniziare a valorizzare e capitalizzare tutto ciò che abbiamo, i nostri innumerevoli attrattori? Lei diceva prima che c'è bisogno di superare la stagionalità, ma dovremmo avere un turismo 365 giorni l'anno, perché ricordiamo, i nostri attrattori non sono solamente le grandi città d'arte, ma sono anche i piccoli borghi, i parchi, il nostro cibo, le tradizioni, la nostra cultura. Quale ricetta, Presidente Lalli, come Federturismo voi potete mettere in campo? Allora, intanto dobbiamo capire bene come si evolve questa pandemia, cioè capire quando riusciamo a lasciarla alle spalle, perché potrebbe essere diversa la stima qualora la storia dovesse iniziare ad andare bene subito, e quindi se non ci dovesse essere un ritorno, come tutti ci auguriamo, io credo che questa stima la si può sicuramente rivedere al ribasso, insomma, quindi in senso positivo. Detto questo, noi per mettere in campo situazioni abbiamo diverse possibilità. Quella che io vedo sicuramente come importante è intanto lavorare oggi sulla sicurezza, non solo effettiva ma anche percepita. Cioè oggi la gente ha bisogno di capire che venire in Italia è comunque una scelta molto intelligente, primo perché noi da un punto di vista di indice di contagio siamo ormai a livelli del tutto accettabili a livello mondiale, e peraltro siamo anche un luogo nel quale, nella malaugurata ipotesi in cui qualcosa invece dovesse davvero succedere, ci troviamo con un livello di sanità che al di là di tutte le cose che possiamo dire è comunque del tutto accettabile rispetto a tante altre mete mondiali, magari anche attrattive, che però da questo punto di vista sono francamente molto inferiori. Quindi in modo naturalmente intelligente, perché non si può fare una pubblicità di vacanza dicendo io ho gli ospedali belli, perché le due cose vanno ben collegate, però diciamo in un modo intelligente riuscire a far capire questo messaggio è comunque qualcosa che poi ci dà un vantaggio competitivo che altre mete oggi non avrebbero. E detto questo, noi dobbiamo puntare a ritornare a livelli alti di turismo in tempi molto brevi, e questo lo dobbiamo fare mettendo in campo proprio quello che tra l'altro lei stava anche richiamando, cioè tutte le nostre mete alternative, quindi la nostra offerta che è veramente enorme, perché noi non abbiamo il turismo italiano, noi abbiamo un'infinità di turismi italiani e dobbiamo riuscire a metterli tutti in vetrina, andando però a promuoverli ognuno con il target di riferimento, cosa oggi possibile, perché oggi tutto questo questa divulgazione deve essere fatta con i nuovi strumenti digitali che mi permettono di targettizzare veramente al millimetro il mio obiettivo, e quindi io in quel modo vado a chiamare i turisti nei luoghi che so essere quelli amati da quei turisti con i quali parlo, e dobbiamo riuscire a fare questa proprio misura su misura, questa offerta su misura per i nostri tanti turisti. Quindi diventa quanto mai fondamentale riuscire come sistema paese a fare una comunicazione precisa e mirata in tutte le altre parti del mondo? Per forza, noi dobbiamo proprio lavorare con la nuova tecnologia, gli nuovi strumenti, il digitale, ma utilizzato davvero bene, e non solo per la promozione, ma anche una volta che queste persone entrano, noi dobbiamo riuscire,
ovviamente nell'ambito del rispetto della privacy di ciascuno, quindi parlo di grandi numeri agglomerati, non la singola persona, a seguire tutte queste persone per capire come si sposta quel tipo di turista che io ho immaginato poter essere attratto da una determinata situazione e riuscire a vedere e mappare gli spostamenti di tutte queste persone sul nostro territorio, perché questo ci insegna poi a mirare ancora nel successo. Molto bene, Presidente Lalli, io la ringrazio per questa chiacchierata, per questo confronto estremamente importante sul settore del turismo, un settore che ha cuore a tutti gli italiani, perché sappiamo essere e poter essere sempre di più un volano di sviluppo per il nostro bel paese. Grazie ancora Presidente Lalli e un grande in bocca al lupo per la sfida che lei ha accettato di recente. Crepi e grazie a lei per questo momento di approfondimento. Grazie a tutti i nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci a tutti.